Eccoci qua. Abbassate la voce, sento qualcuno in lontananza. Ascoltando cosa dicono potremmo scoprire qualcosa. Andiamo, Joker. Eccoci qua allora. Ehi, a che serve questo appunto? Lo posso buttare? Ehi, aspetta, su quell'appunto c'è il mio codice segreto. Davvero? Vediamo. Promemoria, per raggiungere il santuario della madre volpe occorre svolgere il seguente rituale. Coppia, armonia, genitori, figlia, fortuna. Ricorda di dire le preghiere. Di che rituale si tratta? E perché ora c'è anche il santuario della madre volpe? Prima abbiamo visto un padre volpe, in effetti, dunque esiste anche una madre volpe. Non ne ho idea, perché non torniamo alla statua della coppia delle volpi e non ci riflettiamo meglio? Certo, torniamo indietro allora. E rieccoci qua. Ehi, è successo davvero qualcosa alla statua? Anche i suoi occhi luccicano, ma sembra che per l'altra statua non sia cambiato niente. A questo punto dovremmo cercare l'altra statua della volpe. Quindi facendo in modo di accendere gli occhi di entrambe le statue dici che potremmo usare quel percorso? Il segugio sei tu. Chissà dov'è l'altra statua. Ormai mi sembra di aver setacciato tutto il complesso in lungo e largo. Ok, cerchiamo un'altra statua della volpe in base alle informazioni che abbiamo raccolto. Allora, dove possiamo trovare la statua che abbiamo bisogno? Il santuario della madre volpe. Bella pensata, se c'è un santuario del padre volpe deve esserci anche il santuario della madre volpe. Dobbiamo anche seguire quel rituale, sembrano cose senza senso ma forse era un qualche tipo di indizio. Forse inizio a capire, le volpi madre e padre sono la chiave per superare la statua della coppia di volpi. Forse significa che dobbiamo andare al santuario della madre volpe, ma com'era quel rituale? Credo che fosse coppia, armonia, genitori, figlia, fortuna. E poi ricordati di dire le preghiere. Cosa vuol dire? È un elenco di parole da recitare. Coppia, armonia, genitori, figlia, fortuna. Che ne pensi, Joker? Tu che ne pensi, Queen? Se c'è armonia nella coppia, allora la figlia può dirsi fortunata. Ma cosa ha a che fare con i santuari? Coppia, armonia, genitori, figlia, fortuna. Dove ho già sentito queste parole? È un elenco di luoghi? Ah, ecco, c'è un luogo che corrisponde a ciascuna parola. Dunque, coppia si riferisce alla statua della coppia di volpi e armonia alla via dell'armonia. E invece la frase ricordati di dire preghiere, non c'erano nomi di luoghi che sembrano corrispondere. Ci siamo quasi, Joker. Cerchiamo di risolvere questa faccenda. Coppia, armonia, genitori, figlia, fortuna. Come ci aiuta ad arrivare al santuario della madre volpe? Pregare in quei luoghi in ordine? Già, dunque dobbiamo visitare quei luoghi. E pregare in ognuno di essi. Ottimo lavoro, Joker. Ora che abbiamo la risposta, possiamo andare. Ricordate, coppia, armonia, genitori, figlia, fortuna. La statua della coppia delle volpi, diamo il via alla processione. Questa è la statua delle coppie delle volpi, dovresti recitare la preghiera. Coppia, armonia, genitori, figli, fortuna. Il prossimo è il santuario dell'armonia. Andiamo alla ricerca del santuario dell'armonia allora. Ehi, cos'era quella piccola area prima di raggiungere il santuario del padre volpe? La piazza della separazione, in teoria, dovrebbe portare al santuario del padre volpe. Aspetta, non ha senso. Pensavo fosse la piazza del gatto che chiama a portare il santuario del padre volpe. Sulla mappa, ma se provi a partire da piazza della separazione finirà il santuario del padre volpe, fidati. Fidarmi, quel che dici non ha senso. Ma che, sei tu che dici cose senza senso? Ah beh, grazie. Ed ecco il primo santuario. Oh, finalmente. Santuario dell'armonia. Dovrei recitare una preghiera. Coppia, armonia, genitori, figlia, fortuna. Il prossimo santuario dei genitori, che si trova qua sopra. Ok, questo non mi sembra difficile da raggiungere. Eccoci qua, perfetto. Bastato arrivarci subito. Madonna mia, che botta incredibile che gli abbiamo dato a questi. Wow, quando attivi furia, questo attacco diventa veramente troppo forte. Comunque, ecco qui il prossimo santuario. Santuario dei genitori.
Il prossimo è quello della figlia, che si trova qua. Ah beh, questo è facile. Questo era il più facile di tutti, fortunatamente. Coppia, armonia, genito e figlia, fortuna. Manca solo l'ultimo, che si trova... Si trova qui, prima di arrivare alla fine. Eccoci qua, subito dopo. Prega. Perfetto. Missione completata. E ora... Quanto ci fai che arriva un'altra boss fight? Oh, la statua dello spirito di Nari. Con per tue informazioni, Nari in sé non è una volpe. Quella è solo una forma che assume quando è sulla terra. Ok, dunque, se non erro, gli occhi dovrebbero illuminarsi quando sconfiggiamo un'ombra, ma... Dov'è? Eccomi, mi avete chiamato? Parli del diavolo? Ok, finiamola, facciamola finita. Sì, al lavoro! Mi trasformo. Maestro della caccia, aumenta l'assorbimento di Oh, fantastico. Aia, che dolore. Porca troia, la faccia dell'assorbimento di HP. Mi sono rifillato tutta la vita. Tu cosa sei debole, tra l'altro? Al ghiaccio, dannazione a me che non ho... E allo sparo. Dannazione a me che non ho Wolf con... Fox con me. Che male! Forse è il momento di levarci un po' dalle palle e curare tutti quanti, se possiamo. Sì, direi che posso farlo. Vieni a me. Ecco te. Aspetta. Dai, curati. Perfetto, era esattamente quello che volevo. Volevo arrivare a te per farti la mia mossa speciale. Quanto te la tiri, Zenkichi. Che dolore. Allora, fermi. Fermi tutti. Diamo la pillola di salvataggio a Zenkichi. Diamo un po' di SP indietro a Morgana. E curiamo tutto il gruppo. Joker, tu, scusami un attimo. Tu abbiamo detto sei debole al ghiaccio. Ho qualcuno che c'ha il ghiaccio? Tieni. Minchia, che colpo. Grazie, Anna. E basta. Basta. Oh, all'angolo mi ha messo. Vabbè, però, dai. Se mi metti all'angolo, vaffanculo un po'. Riportiamo in vita Zenkichi. Ridiamo vita a tutti quanti. Dove sei? Bastardo. Volevi colpirci, eh? Siamo troppo preparati per te. Sono in fase di furia. Non mi puoi fermare. È morto solo due volte, ma va bene, non importa. Sono le prime volte che ti uso, è normale. Dammi un po' di tempo e vedrai che non crepi mai. Ecco, ora i suoi occhi luccicano.
Perfetto, c'è torniamo alle altre statue. Speriamo che si possa procedere adesso. Sicuramente, vedrai. Morgana e Anne non ce la fanno già più. Dovrò continuare a fare un po' di assalti per assicurarmi di recuperare SP e HP allora. Oh, finalmente gli occhi sono attivi tutti e due. E ora ci spostiamo. Entrambe le statue sono cambiate. Oh, ma va? Chi l'avrebbe mai detto? E vai, andiamo! Sì, in marcia! Io prima però salvo per sicurezza.